Ciao a tutti, sono Ermanno e sono l'arrangiatore della Corrado Productions. Ho preferito all'inizio del video fare un piccolo esperimento per farvi vedere come si può realizzare un arrangiamento utilizzando ovviamente un supporto tipicamente digitale. In questo caso abbiamo usato un computer, dei Virtual Instruments e una tastiera muta che mi permetteva di poter inserire dei dati. Questa però è una delle tantissime modalità che solitamente, insomma, abitualmente si usano per realizzare degli arrangiamenti. Dipende molto dallo stile musicale che si sta producendo. Per esempio, se parliamo di hip hop, se parliamo di trap, se parliamo di disco music, dance, house, va bene questo genere di approccio, perché per quei suoni lì, diciamo, tipo batterie elettroniche, bassi e chitarre elettroniche, funzionano molto bene. Se invece parliamo di un'altra tipologia di prodotto, per esempio di pop, se parliamo di rock, se parliamo di jazz o anche di musica classica, lì è invece importante che ci sia l'intervento del musicista che suoni realmente le varie tracce di cui è composto un brano. E per quanto mi riguarda, io comunque preferisco anche con queste modalità, in queste ultime modalità, preferisco comunque realizzare l'intero arrangiamento in formato virtuale, perché da lì io mi accorgo se l'arrangiamento è giusto, se gira bene, se funziona bene. E poi successivamente, assodato che funzioni bene, e le varie tracce poi vengono di volto in volto sostituite con le parti suonate realmente dai turnisti, che vengono chiamati in studio a partire dalle parti ritmiche, quindi batteria. Poi si prosegue col basso, con la chitarra, pianoforte, sintetizzatore, tutto quello che serve. E l'arrangiamento, io, sia che sia modalità virtuale, sia che sia modalità, diciamo così, umana, se possiamo dire umana, preferisco sempre costruirlo attorno al cantante o al solista, quindi provvedo prima a far registrare delle tracce guida, di voce o di strumento solista, quello che sia, e costruisco l'arrangiamento attorno a quella tipologia di voce. L'arrangiamento è come un vestito, deve calzare esattamente al pennello. È anche importante, diciamo così, prima di iniziare il lavoro, conoscere bene anche l'artista per il quale si sta arrangiando, e capire anche cosa lui vuole tirar fuori da quel brano. E l'arrangiatore comunque si pone sempre nel mezzo tra le esigenze dell'artista e quelle della casa discografica, quindi deve cercare un po' di coniugare queste due tendenze, che alcune volte possono anche essere in completa antitesi tra di loro. E niente, oltre alla fase, diciamo, di progettazione, poi l'arrangiatore segue anche tutto il percorso di registrazione, che abitualmente lo fa l'ingegnere del suono, però l'arrangiatore è sempre a fianco all'ingegnere del suono, perché insomma è giusto che coordini anche tutte le fasi, essendo il produttore artistico, e coordini poi tutte le fasi successive. Non sempre i musicisti, diciamo, devono rigorosamente attenersi alle parti che l'arrangiatore ha predisposto, previsto. Alcune volte i musicisti possono anche avere delle idee su alcune parti specifiche del brano, e in questo caso l'arrangiatore spesso le accoglie, perché insomma il contributo di un musicista può sicuramente valorizzare ulteriormente il lavoro che ha fatto l'arrangiatore. Poi si va in missaggio, come ho detto prima, e poi anche la fase successiva del mastering, l'arrangiatore segue anche quella, e si accerta insomma che tutto il lavoro abbia, diciamo, sia come è stato previsto e come è stato, diciamo, pianificato all'inizio. Questo era solo un breve video per darvi un po' l'idea di quella che è la figura dell'arrangiatore. Con il prossimo video magari scenderemo più nei dettagli tecnici e vi darò delle spiegazioni più approfondite. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, al prossimo video.